Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo tutorial dedicato all'effetto splatter, ovvero l'effetto splatter che cos'è? Semplicemente un effetto che dà questa sorta di esplosione alle immagini. Ecco, in questo caso vi faccio vedere questo esempio che non ho fatto sul momento, ma l'ho realizzato qualche mese fa, nel fare appunto questo stesso tutorial per la mia pagina. In questo caso il tutorial che avevo fatto era un tutorial veloce. Quindi non si sentiva la mia voce, ma si vedeva solamente molto velocemente quello che accadeva sullo schermo. Quindi ho chiesto se mi fosse interessato che io le facessi appunto in maniera un po' più approfondita, facendovi vedere passo per passo l'idea è stata accolta con molto entusiasmo e quindi eccomi qua. Ecco. In questo caso oggi lo realizzerò con un'altra immagine perché non ha senso che lo rifaccio un'altra volta con questa, anche se effettivamente è riuscita molto bene. In questo caso, quello che darà la maggior parte dell'effetto sicuramente è l'immagine che sceglierete. In questo caso l'immagine è molto bella e si presta a questo tipo di esplosione. Ecco. Allora, innanzitutto vi faccio vedere quello che serve realmente per fare questo effetto. Come sempre, il 90% del lavoro lo fanno i pennelli. In questo caso i pennelli io li avevo scaricati da DeviantArt, come sempre. Vi faccio vedere, li potete trovare andando sempre su DeviantArt e scrivendo Splatter Brushes, quindi è molto semplice. Quelli che utilizzerò io in questo lavoro, mi sembra ricordare che fossero questi. Mi sembra di ricordare, dico, non ne sono sicura perché li ho scaricati mesi e mesi fa. Comunque ad occhio mi sembrano proprio questi. Ce ne sono tantissimi, vi consiglio di cercare quelli un po' più effetto esplosione, come questi qua, oppure questi. Qualcosa che dia un po' un effetto splatter. Che non come questi, per esempio, che è un po' più effetto pittura. Insomma, regolatevi voi, scaricate quelli che preferite. Se avete dei dubbi appunto su come inserire i pennelli e caricarli, potete guardarvi il mio vecchio tutorial appunto sui pennelli, dove vi insegno a caricarli. Allora, innanzitutto apriamo un nuovo documento. In questo caso terrò sempre un 500x600. Scelgo di utilizzare in questo caso questa foto perché mi sembra che si presti abbastanza, però sicuramente la scontornerò. Innanzitutto do uno sfondo, ma di questo colore. Insomma, sceglietelo voi, regolatevi, io vi faccio vedere poi va molto a fantasia. Poi prendo l'immagine, la copio, quindi CTRL A seleziono, CTRL C copio, CTRL V incollo. Dopodiché CTRL T, trasformazione libera, cliccate qua in modo tale che l'immagine non si deformi e scegliete voi la dimensione che volete. In questo caso io la voglio così. Ok, allora a questo punto poi potete applicare direttamente un PSD, io mi trovo meglio a farlo subito, anche se in realtà poi vedrete che più volte nel corso della realizzazione del lavoro mi troverò a nascondere il PSD. Questo perché voglio prendere esattamente i colori reali della foto. Ok, è un po' forte come PSD, quindi magari diminuisco leggermente l'opacità e vado a cancellare gli effetti di sfumatura nero bianco. Ok, poi mi sono resa conto che è troppo rosa con questo PSD o sfondo e quindi lo schiarisco un po'.
E voilà. Allora, nel caso di questo lavoro, avevo lavorato sul bianco e nero perché mi piaceva di più. In questo caso, essendo lei vestita con i fiori, una cosa e l'altra, proviamo a farlo a colori, vediamo come viene. Innanzitutto bisogna scontornare lei. Ok, quindi io scontorno con il mio solito metodo, con la gomma. Aspettate che mi metto un po' più comoda. Ok, allora, gomma dura e inizio a cancellare i bordi. Per quanto riguarda invece scontornare l'immagine, che per questo tipo di lavoro credo che sia assolutamente necessario, potete guardare il tutorial fatto benissimo di Ali, sempre per la pagina. Lo trovate nei tutorial facili, mi sembra di ricordare. Mi chiedo perdono se non sarò precisissima, ma non sto lavorando alla mia solita scrivania e quindi il mio mouse ha un po' di problemi. Comunque, abbiate pietà di me. Poi vabbè, questa immagine è anche abbastanza facile da scontornare, vedete che già con una gomma grossa tutto viene anche abbastanza facile. Qua per esempio ho cancellato un pezzo di vita, praticamente non si vede niente. Quindi allora, adesso quasi finito. E dovrò decidere da che parte realizzare l'effetto. Ok, allora i capelli non sono fatti benissimi, ma tanto lo sfondo è bianco, appunto, e quindi sul rosa non si vede molto. Ok, allora la mia immagine è scontornata. A questo punto, tenete conto di aver già caricato i vostri pennelli splatter. Allora, in questo caso andate su gomma, strumento gomma, e andate a selezionare il pennello splatter in questione. Datemi un attimo che trovo i miei, perché ne ho appunto tantissimi. Però ce ne sono alcuni che uso sempre, eccoli qua. Allora, comincio con questo, vedete? Ok, diminuisco la grandezza. E poi cosa vado a fare? Semplicemente vado a cancellare nel punto dove voglio creare l'esplosione. In questo caso ho deciso di cancellare su questo lato. E quindi di creare su questo lato, e quindi andrò a cancellare di qua. Diminuisco ancora un po' l'opacità e vado a fare questo lavoro qua. Ok, cambiate pennello, cancelliamo ancora un po', però cambiando pennello in modo tale da creare ogni volta un effetto un po' diverso, perché sennò diventa troppo simile, troppo.
Vedete voi quanto vi conviene cancellare effettivamente. Ok. Allora, a questo punto nascondo un po' il mio PSD e voglio andare a creare gli schizzi come se fosse esplosa lei. Quindi chiaramente l'esplosione del vestito deve essere semmai i pezzi del vestito che volano, quindi devono essere lo stesso colore del vestito. Quindi vado a prendere il contagocce sotto l'immagine di lei. Vado a prendere il pennello stavolta, quindi non la gomma, e vado a selezionare sempre gli stessi effetti usati prima, sempre che io li trovi. Ok, quindi cominciamo con questo ad esempio. Mi posiziono sotto e tac. In questo caso vabbè non si vede perché il vestito è bianco. Prendiamo un po' di rosa, un po' di violetto, ma fate sempre un alto livello. Ok, allora, in questo caso nascondetelo un po'. Cercate di regolarvi voi. Prendiamo un po' di verdino e anche qua. Poi, capelli. Cancellate tutte le parti in eccesso che non vi piacciono. In questo caso cambio ancora pennello. Io lavoro sempre tutto su nuovi livelli perché sennò poi non posso spostare il singolo. Come vedete dovete andare molto, veramente molto di fantasia perché allora, in questo caso siccome ci ho aggiunto parecchi schizzi andrei a tagliare anche un po' di più. Però dovete stare attenti a non fare andare il pennello sulla faccia, perché poi se vi va sulla faccia l'effetto viene anche un po' una schifezza. Ok, in questo caso, siccome usare i colori del vestito è difficile perché sul bianco con uno sfondo rosa non si vede tanto, io vi consiglierei anche di aggiungere un po' di colori che volete voi, come ho fatto io nell'altro lavoro, era tutto in bianco e nero, ci ho aggiunto degli schizzi colorati a caso. Ok. Magari qualcosa di azzurro. Ho sbagliato pennello. No, quasi quasi, riprendiamo un pezzo di questo. No, non mi piace. E qui dovete continuare a fare un po' su e giù questi pennelli, cancellare, ripristinare.
perché basta solo anche uno schizzo fatto male e rovina l'effetto. Ok, allora adesso. Questo è bello come pennello. Quindi lo vado a riprendere qua e vado a cancellare un pezzo ancora nella nostra foto. E poi con un altro colore che può essere boh, un colore che decidete voi. Andiamo a PSD, vediamo come è venuto fuori. Non è male, però possiamo ancora aumentare l'effetto qua sotto dove non ci sono tanti schizzi. E quindi anche qua poi. Allora, qua per esempio voglio fare il colore della pelle magari. E quindi farò un po' così, andando a cancellare le parti che non mi piacciono. Ecco, questo poi grosso modo. Un po' più semplice per realizzare comunque un effetto carino. Ok, a questo punto ho ripristinato il mio PSD. Proviamo a vedere. C'è qualcosa che non mi convince. Voglio provare a vedere se lo facessi in bianco e nero l'immagine di lei. Infatti mi piace di più, quindi decido di lasciarla in bianco e nero, esattamente come l'altro. Quindi, essendo adesso in bianco e nero, posso giocare ancora un po' di più con i colori, quindi magari buttarci dentro anche del violetto. Cambiando pennello. Ora cosa potete fare? Potete anche prendere sempre i vostri pennelli simili, se non proprio ovviamente gli stessi, e andare a creare ulteriori macchie di colore, questa volta su di lei, ok? Con i colori che volete. E quindi appunto qua c'è poi la fantasia che gioca molto. E quindi poi andate a settare i vari colori. Ecco, per esempio così in modo tale che creino delle ulteriori macchie. E poi andate a gestire e aggiustarvi voi dove volete. Poi potete prendere delle texture sempre così fatte a. Effetto acquarello, tipo in questo caso io prendo delle texture che tutti mi chiedete dove ho scaricato ogni volta che le uso, sono queste due qua.
Ogni volta che le uso mi chiedete dove le ho prese e io ogni volta vi rispondo che non mi ricordo, non perché non ve le voglia dare, ma perché onestamente non me lo ricordo. Quindi ce ne sono tanti in giro comunque di questo genere. Allora, copio e vado a incollare sotto. Ok, a questo punto queste sono belle perché ci sono tanti, tanti colori e quindi creano un effetto figo. Poi, in fin dei conti, no? Allora, qua andiamo a cancellare. Prendiamo una gomma normale, andiamo a cancellare l'effetto che dove non ci piace. Ok. In questo caso posso incollarne anche sopra e vedere come viene. Colore brucia, mettiamo e lasciamolo così. Comunque, in questo caso, come io ho fatto vedere io, ok, ora possiamo unire i livelli. Come vi ho fatto vedere io, è chiaramente un effetto un po' più artistico con tutti i colori. Se volete realizzare proprio un'esplosione di una testa, per esempio, non lo so, dovete utilizzare per fare gli schizzi esattamente il colore della testa e quindi vi aiutate con il contagocce. In questo caso, per l'immagine che ho scelto, era più carino fare una cosa del genere. Adesso topazzato, duplico ancora il livello. E vado a aumentare un po' la vividezza, i colori e la saturazione per rendere ancora in tutto ancora più d'impatto. Infine, lo strumento più importante di tutti, la nitidezza. E voilà, ecco l'effetto realizzato. Molto colorato, carino, lo potete utilizzare per in realtà per qualsiasi cosa, quindi vedete un po' voi. È semplice da realizzare perché avete visto che alla fine è tutta una cosa di pennelli e colori. Magari se riesco, purtroppo non vi posso aiutare con le textures perché io ve le passerei anche, ma non ho i crediti né nulla perché non ricordo di chi fossero. Magari ve le carico singolarmente perché metto sotto il video insieme al link per scaricare i pennelli. Così se volete salvare, insomma, sono delle textures che io uso praticamente sempre in qualsiasi lavoro perché appunto sono bellissime. E basta, niente, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Ovviamente non ve l'ho detto, ma potete fare la stessa cosa anche con una scritta, eh. Per esempio, vedete che nella mia immagine, la firma della mia pagina, anche questa è, come se fosse un po' grattata via. Anche qua posso fare la stessa cosa, vi faccio vedere come. Trasformate il livello di destra in un livello normale. Dopodiché prendete sempre gli stessi pennelli e andate a cancellare. Scusate, io veramente non so dove cavolo. Cosa me ne faccio di tutti questi pennelli che non uso mai? Ok, e quindi qua, potete creare appunto questo effetto grattato anche sulla scritta. Bene, direi che il tutorial è finito, non ho nient'altro da mostrarvi, spero che vi sia piaciuto, alla prossima, ciao!